Forlanini con attraverso il presidente del PSOT, ciofia del Parco Forlanini, che non ha un'associazione organizzata, ma c'erano dei pensionati che detto che sarebbero venuti, non so se lo hanno fatto o meno. Ho contattato la Bocciofila Lombardo, il signor Papini, la Bocciofila di Viale Lazio, il signor Poli, quella di Marinai d'Italia, ho contattato anche lì degli esponenti della Bocciofila, il presidente Perugini era fuori Milano, ma aveva delegato il signor Giuseppe Gagliardi, la Bocciofila Maschera, il signor Nunzio Lentini ha detto che non poteva venire, ma avrebbe delegato anche lui delle persone ad intervenire, e la Bocciofila del Polo Ferrara, il signor Domenico Mantovani. Il nostro obiettivo di questa riunione è quella di ascoltare prevalentemente voi, perché ci possiate dire quali sono le problematiche che avete incontrato o che incontrate nella vostra attività, sia per quanto riguarda le strutture, per quanto riguarda l'attività stessa, e soprattutto dirci se quello che è stato fatto in passato sono state delle iniziative a voi della DITE e se queste potranno essere replicate anche nel corso di questa legislatura, che è un po' cambiata perché non è più come prima che c'era il presidente di commissione che gestiva autonomamente le spese, bensì adesso c'è una commissione dedicata che è questa commissione sport, e poi c'è anche una giunta, il municipio 4 è dotato anche di una giunta, e l'esponente della giunta che segue prevalentemente lo sport è al mio fianco, Giorgio Celestino, a cui do brevemente la parola. Sì, grazie Presidente. Dunque, io questa sera abbiamo pensato a questa commissione con il Presidente Mariani per sentire le necessità che emergono da parte delle associazioni, insomma, delle bocciofile. E come diceva prima il Presidente Mariani, abbiamo un diverso ordinamento da quest'anno, cioè sono nati i municipi nel Comune di Milano e i municipi hanno un'articolazione che è simile a quella dei comuni sopra i 15.000 abitanti. Quindi abbiamo le commissioni in cui appunto stiamo facendo, come quella che stiamo facendo oggi, poi c'è un presidente di municipio che è poi il sindaco del nostro municipio, che è Paolo Bassi, e in staff con il presidente Bassi c'è una terna di assessori, tra cui ci sono io, la signora Schiaffino e il signor Carmela Bagnale. E all'interno dei finanziamenti che quest'anno possiamo fare per le iniziative sul territorio che vorremmo anche magari promuovere come commissione, c'è la possibilità appunto di utilizzare solo e unicamente la modalità del bando pubblico, che è un bando con contributi, quindi con una percentuale rispetto alle spese, o un bando con iniziativa del Consiglio di zona, dove il finanziamento è totale rispetto all'iniziativa che viene fatta, e all'interno del bando viene chiesto quali sono le associazioni che possono realizzare queste iniziative. Poi magari andremo a declinarlo meglio. La cosa però che oggi vorremmo fare è quella proprio di ascoltare voi in relazione a questo cambiamento, se ne siete già al corrente, o all'attività, insomma, quello che possiamo fare nei confronti delle vostre associazioni. Grazie. Se qualcuno di voi può iniziare ad intervenire, ha la possibilità di avvicinarsi a una postazione con il microfono. Pronto? Mi chiamo Guasco, sono dell'associazione Marinai di... Sì. Allora, io vorrei riepilogare velocemente quali sono i problemi fondamentali. Facciamo venire avanti, magari. Venga avanti. Pronto? Allora, visto che qui funziona, non mi muovo. Allora, noi abbiamo due campi di bocce coperti intorno un parco bello, veramente, con delle panche intorno ai campi di bocce, che sono diventati praticamente un dormitorio a cielo aperto.
e quando vogliono queste persone avere un tetto sopra la loro testa, entrano nei campi e passano lì la notte. Allora, i problemi sono due fondamentali, uno riferito allo stato dei campi e un altro a quello che sono le condizioni esterne della circolazione intorno ai campi stessi. Allora, i campi sono stati rifatti neanche più tanto molto tempo fa, uno dei due è degradato molto velocemente e l'altro invece progressivamente. Il secondo, che è degradato, ha avuto problemi di umidità che affiorava, che ha fatto gonfiare il manto di copertura del campo, e quindi praticamente abbiamo cominciato a fare dei rappezzi, delle toppe, ma è diventato un campo di patate. L'altro, che era stato fatto male subito, con pendenze accentuate e meno, è diventato l'unico campo praticabile ad oggi. Quindi la situazione da un punto di vista diciamo dell'attività sportiva che possiamo praticare noi è ridotta all'osso, un campo inutilizzabile, e l'altro, con tanta pazienza, calcolando oltre alla forza da dare alla boccia anche le pendenze e cose. Quindi è un modo per rendere più competitivo il gioco, però non ha niente a che vedere con il gioco delle bocce. Questo è l'aspetto tecnico, diciamo. L'aspetto sociale si può articolare in due modi: uno, quello che dicevo, il rifugio di tanta gente senza fissa dimora, che utilizza il campo per buttare lattine, bottiglie, tappi, cartacce cosa, o peggio ancora, Se dovesse piovere, non andare a ridosso delle piante e espletare i propri bisogni all'interno del campo. Quindi la situazione non è sicuramente bella sotto questo aspetto. Le lamentele non sono solamente nostre, sono anche lì vicinissimo, c'è un'area riservata ai cani. Gli stessi padroni dei cani si lamentano perché i cani, alcuni, si alimentano o perlomeno vanno chiedo scusa, non è che sia il massimo, dobbiamo andare a cena fra un po' tutti quanti, a mangiare o a bazzicare laddove queste persone fanno i propri bisogni. Ecco. Quindi noi abbiamo la necessità ogni mattina di raccogliere i cartoni sui quali si sdraiano, le cartacce che lasciano, le immondizie varie che abbandonano, per rendere praticabili le panchine che circondano i campi. Visto che stiamo parlando di cose non tanto simpatiche vista l'ora, ma comunque, il Parco Marinelli d'Italia, che è esteso, non è un campetto di pochi metri quadrati, ha un unico servizio, chiamiamolo igienico, ma di igiene lì non se ne può parlare, che è fondamentalmente sempre rosso, rotto. L'impresa che cura la manutenzione, poveretto, non so io se cosa viene a fare, perché è perennemente guasto. Allora, la cosa era iniziata perché queste persone che frequentano le panchine inizialmente andavano a scassinare laddove si depositavano le monete per poter far aprire la porta dei servizi. È stato tolto questa cosa perché intanto il recupero in centesimi di euro era assolutamente insignificante, erano più le spese di riparazione, e comunque, malgrado ciò, i servizi non funzionano. Quindi, indipendentemente da quelle che possono essere le necessità di un gruppo di pensionati di una certa età, che sappiamo tutti sono un po' ipertrofici da un punto di vista della prostata, vale la pena di considerare la necessità di avere dei servizi anche per gli altri che frequentano il parco, no? Quindi direi che minimamente su un parco delle dimensioni come quello che frequentiamo noi, tre servizi sono il minimo, no? Quindi direi proprio che vale la pena di prendere in considerazione la necessità urgente di sistemare questa cosa.
Dunque, queste sono, diciamo, le urgenze urgenti. Noi abbiamo una copertura che è magnifica, perché è bella, veramente. Peccato che i soldi deficienti l'abbiano imbrattata e cose. Però ci consente di poter giocare fino a tutto dicembre, perché si gioca malgrado le temperature e cose. Questo tetto ripara molto dalle intemperie. E l'estate aiuta a ripararsi dal sole. Quindi potrebbe questo campo, se questi campi, se rimessi a posto, diventare anche un punto di per organizzare delle gare, degli incontri con altre bocciofile, all'aperto, però con un tetto sopra la testa. Per cui io direi che vale la pena di considerare veramente bene la possibilità di ripristinare questi campi con una copertura. Ecco, qui siamo alle solite, dipende da quanto voi potete disporre o condividiate le nostre richieste, con una copertura che sia da campo da bocce, non da zerbino. Ecco, cioè ci sono varie coperture. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere da parte degli interlocutori ufficiali, istituzionali, l'aiuto per avere una copertura di tipo giusto, corretto, per giocare alle bocce. È corsa voce che abbiate già forse deciso, ma non so, spero proprio di no, di mettere invece una copertura del tipo di quella che c'è in Viale Lazio. Ora, non è che ci sentiamo dei campioni, o con tutto rispetto, però per mettere giù uno zerbino che non ha niente a che vedere con il gioco delle bocce, riflettiamo piuttosto, non so io, piuttosto un campo, ma non delle cose che tecnicamente non hanno tanto senso. Consideriamo poi anche, così la richiesta tecnica di avere una copertura valida, che una copertura di tipo Viale Lazio con i frequentatori che abbiamo lì intorno potrebbe diventare veramente una cosa molto brutta, perché l'assorbimento di liquidi non graditi in una cosa del genere è molto più facile che invece con quello che abbiamo adesso. Quindi ragioniamo per favore su questo. Io penso che questo basti per avervi dato un'idea di quelle che possono essere le nostre necessità. Grazie. Grazie a lei, la parola a qualche altro rappresentante di Bocciofili. Sotto. Io sono il rappresentante della Bocciofili, Paolo Maspero. Sono venuto per farmi conoscere, per farci conoscere, ce ne sono altri, e sperando di avere una buona collaborazione con voi, in quanto è stata anche in passato con Sino Misiani, con la signora, non mi ricordo il nome in questo momento, e pertanto insomma sono qui per farvi conoscere e far conoscere anche la Bocciofili a Paolo Maspero, che nel tempo di sicuro avrà bisogno di qualche cosa. Ecco, per adesso va tutto bene, siamo tranquilli, ma in un prossimo futuro, se avremo bisogno di qualche cosa, saremo qui a chiedere. Signora, grazie, prego. Signora. Signor? Ah, Merico Bocciofili Paolo Maspero. Va bene, grazie. Grazie. Uno del comitato. Buonasera, io mi chiamo Giuliano Poli, sono di Viale Lazio. Ecco, noi chiediamo poco perché siamo piccoli e vorremmo avere tante cose. Hanno fatto dei lavori con il tappeto verde, come diceva il signore. Il tappeto troppo alto, con poca sabbia, ci sono le buche dentro, e poi le tavole erano già, i bordi erano già vecchie, e adesso sono tutte marce, storte, e non si può giocare in quel sistema lì. Io direi, poi non parliamo, vengono anche la sera i ragazzini, ci giocano a pallone, va bene, lasciamoli giocare a pallone, solo quello noi chiediamo. Il campo nuovo con le tavole nuove, basta così. Adesso ho fatto una fotografia per fargli vedere quanta gente ci siamo noi.
Ma chi sono i soci della bocciocca di Viale Mastero? No. Ah, di Viale Lazio? Viale Lazio, 70. 70. Adesso vi faccio vedere. Questa gliela lascio, li ricordo. Quindi se sono Viale Lazio e Altezza Bionda. Io sono della Bocciofila Lombardo, mi chiamo Papini. Lombardo. Volevo sapere se c'è la possibilità di fare la gara che facevano prima al Sant'Ambrogio, che partecipavano 5 bocciofile di Milano, e poi vorrei sapere se quando facciamo qualche manifestazione sportiva il consiglio qui partecipa con un contributo, avendo la sponsorizzazione della zona 4. Io non ho bisogno di niente, perché noi ci gestiamo da soli, abbiamo una bocciofila bellissima, non sono qui a chiedere di fare il campo o di fare altre cose, però vorrei sapere se io dovessi fare una struttura coperta di fianco alla bocciofila, se è possibile farla o chi mi devo rivolgere per poterla fare. Grazie. Senta, faccio anche la domanda che ho fatto prima. Voi quanti soci avete? Voi, anche noi 70-80. 70-80, grazie. Perché abbiamo delle donne. Allora, molto bene. Del Polo Ferraro, Bocciofila Polo Ferraro. Quindi noi abbiamo due realtà, no? Una è la bocciofila, diciamo, del Polo Ferrara, dove ci vanno i dilettanti. Chi va al pomeriggio a giocare, che sono circa 150 persone. Poi abbiamo il gruppo sportivo, che è la bocciofila Polo Ferrara, che io rappresento, no? Che sono circa una cinquantina di atleti. Partecipiamo alle gare in tutta la Lombardia. I nostri problemi sono, primo, il riscaldamento, che abbiamo un riscaldamento che fa schifo, no? E più le volte che siamo al freddo che le volte che siamo al caldo. Ci hanno già promesso 20 volte che questo riscaldamento dovrebbe essere rifatto, però tutti gli anni, ancora quest'anno, sono venuti, guardano ste strisce, no? Aprono qualche rubinetto, però la temperatura, il capannone è grandissimo e il caldo va in alto e sotto si sta freddo, no? Quindi noi, quando arriviamo a metà ottobre, no? Se le giornate sono belle, dentro si gioca, se le giornate sono fredde, no? O si gioca con i guanti o se no non si può giocare. Quindi dobbiamo terminare la nostra attività, no? Sia agonistica, e anche la gente, viene meno gente a giocare perché fa freddo. Uno. Secondo, il capannone, che è stato fatto 24 anni fa, no? Adesso ha delle crepe nel tetto, quindi entra acqua. I quattro campi che abbiamo sotto, che sono sintetici, piovendoli sopra l'acqua, penetra sotto e quindi c'è già qualche campo che si sta sollevando, no? Quindi l'ultima manutenzione che abbiamo fatto adesso a maggio, no, in aprile maggio, abbiamo dovuto tagliare dei pezzi, sistemarli e compagnia bella. Quindi noi chiederemo innanzitutto il riscaldamento e poi la riparazione del tetto, perché d'accordo che i campi non sono stati fatti dal comune, no, ma sono stati realizzati dai soci della Bocciofila con le loro spese e li mantengono con le loro spese, però almeno la struttura, quelle che sono le cose strutturali che il comune le faccia
e sistemi, riscaldamento e l'acqua che piove, che sia pronto. Poi, tanto che ci siamo, no, io ho visto la delibera che avete fatto 8 giorni fa, 10 giorni fa, dove avete chiesto l'inserimento anche delle telecamere, no? Ecco, vediamo di accelerare anche questo sistema, perché ieri per l'ennesima volta abbiamo avuto una rapina, no, che ci ha portato via l'incasso del ballo. Quindi, no, l'ambiente del Corvetto non è tutto rose e fiori, è un ambiente difficile, no? E quindi bisogna porre più attenzione, specialmente a quelle che sono le strutture. Adesso ho visto che stanno rifacendo il giardino, però bisogna mettere anche mano alla struttura in tutte le sue parti, no? Ecco, questa è una raccomandazione, no? Poi mi associo anch'io che tutti gli anni facciamo la gara di Sant'Ambrogio, no, organizzata dal Consiglio di Zona, ormai è una tradizione, e vediamo se si può organizzarla anche quest'anno. Grazie. Posso? Dunque, qui Danny Walter, Parco Alessandrini, e abbiamo la fortuna di avere tre campi che sono per me i più belli, nel senso che grazie al dottore sembra di essere in un circo. Però vi dobbiamo ringraziare, perché 10 giorni fa sono venuti a fare dei lavori, cosa che non era mai successa. No. Comunque, se potete aiutarci, dato che abbiamo la fortuna che ci sono dei giovani che vengono a vedere e giocare le bocce, cose che io in giro non ho visto tanto, però lì vengono ed è bello così. L'unica cosa che chiediamo, dato che sono tre i campi, ma almeno uno di coprirlo d'estate, ma non tutto, anche un quarto, pur di non avere quei 50 gradi, perché è dura davvero. Io vi ringrazio e speriamo che ci aiutate, perché complimenti per tutto quello che avete fatto ultimamente. Grazie. Quindi la Presidente... Perché... Geruse Arnaldo, nato a Milano con papà milanese e nonno milanese. Tanto, io sono il decoratore del campo Alessandrini. Gioco male alle bocce, ma decoro bene il campo. Il sole a Milano è aumentato. È aumentato a tal punto che mia moglie si lamenta e mette il cappello. E allora? Per proteggersi dal sole. Io, siccome il cappello lo metto solo a carnevale, non metto il cappello nemmeno quando c'è il sole. E pregherei il gentile comune di Milano di mettere una protezione all'inizio e alla fine del campo, almeno di un campo. Grazie. Grazie a lei, la parola di Paccato. Quando adesso ci siete? Quanti soci avete ad Alessandrini? Penso una trentina. Grazie. Buonasera. Mi sposto. Nella Bocciofila Forlanini, noi siamo 130 soci circa. Siamo in una struttura che affittiamo dalla parrocchia San Geronimo Emiliani. Non si capisce niente. Vabbè, poi, non lo sentivo. Della chiesa? Forlanini, San Nicolao. Sai che non so come si chiama la chiesa. San Nicolao, bravissimo. No, va a ripetizioni così. San Nicolao della ti accolta. Ha freghetto poco. Metto.
quindi noi ci gestiamo. Io sono venuto anche qua poco preparato perché sostituisco il bello presidente che non ha potuto venire, quindi sono venuto impreparato, quindi non ho particolare richieste da fare, tranne ci sarebbe da parlare di richieste, potremmo farne tantissime. L'impianto elettrico che funziona poco e male, che non è a norme, eccetera, eccetera. Ma è privata, no? È privato perché è della parrocchia e quindi non ho richieste ad avanzare in questo momento. Mi associo a quello che hanno detto i colleghi, potremmo fare la solita gara che facciamo tutti gli anni a Sant'Ambrogio, noi eventualmente potremmo offrire la nostra sede che è coperta e riscaldata, molti di loro non hanno. Quindi potremmo farlo come facciamo tutti gli anni. Per il resto non ho nient'altro da dire. Grazie. Buonasera, sono Lucas della Consofila Lombardo. Volevo chiedere se tramite il comune c'è la possibilità di pubblicizzare un pochettino le bocciofile, parlo per la bocciofila Lombardo, per delle iniziative. Il nostro spazio è coperto, abbiamo dei campi alla milanese e tra le altre cose abbiamo anche la possibilità all'interno di aprire il parcheggio a quelli che potrebbero frequentare la bocciofila. Ed inoltre volevo chiedere se per quanto riguarda il mantenimento del verde, che noi facciamo sempre per il conto nostro, se c'è una struttura comunale, così eccetera, che possa intervenire in qualche maniera per il mantenimento del verde, che ha sempre un determinato costo. Nel frattempo ti volevo anche dire che se qualcuno delle varie bocciofile di zona scoperte volessero, durante periodi che non riescono ad utilizzare i loro impianti, partecipare, venire alla nostra bocciofila per allargare un po' la cerchia delle persone, in quanto sono tutti circoli di anziani, pensionati, e si sa che ogni anno si decimano per cause naturali. Grazie. Grazie. C'è qualche altro che vuole intervenire? Abbiamo accolto la No, Fabiano, scusa un attimo, dato che hai sentito, abbiamo sentito adesso parlare di campo alla milanese, dato che ho fatto un'indagine molto ristretta ma puntuale, sapete cosa vuol dire giocare alla milanese? Chi mi ha detto no? Io lo so. Pertanto, io lo so. Aspetta un attimo, pertanto se vuole spiegare un attimino per mantenere veramente lo spirito nostro dei campi. Per traverso si chiamano papini, ma non lo sa tutti papini, ma serve sta parola, si è buttato, no, ma serve Marco lo sa, Marco è uno dei vecchi, ma lui l'ha inventato il gioco alla milanese. Questa è la dimostrazione che ci sono consiglieri che non sono mai andati una volta a vedere come si gioca alla milanese. Io non sono mai andato. Si può spiegare, vuol dire tanto. Siamo papini, ci spiegherà. Mi ha fatto sul piede. Aspetta. Ma un gioco non tanto. Non si gioca. Prima di tutto è un campo sportivo da bocce che fa parte della cultura di Milano. Io ho sentito questo signore che il papà e il nonno era milanese e giocano un campo all'italiana. Molto probabilmente dovrebbe giocare in un campo alla milanese, perché 50 anni fa, 100 anni fa, 150 anni fa, tutte le trattorie, tutti i trami di Milano avevano il gioco alla milanese. Giochi all'italiana non esistevano, giusto? Giusto. Allora, gioco che si gioca di traverso, giocano in 3 o in 6 o in 12 da una parte e 12 dall'altra, cioè si vanno avanti e dietro incrociando. Sono incrociati, si incrociano giocando, è un campo rettangolare, si parte da un angolo, si va all'altro e viceversa dall'altra parte. È un bellissimo gioco, molto bello, e si gioca. Certo, ci sono le curette per andare, è il gioco più bello che ci sia nelle bocce, perché gioco all'italiana, non voglio offendere nessuno, ma non è bello, perché tirando una boccia dritta
mentre invece noi dobbiamo trovare degli ostacoli, perché ci sono delle corrente e non sappiamo mai se la boccia va dall'altra parte o ritorna dall'altra. Ed è un po' più difficile giocare, bisogna essere un pochino più bravi. Grazie. I campioni di primo mese sfidano il mondo. Abbiamo raccolto tutte le lamentele da parte nostra e adesso vedremo di utilizzare tutti i metodi necessari per raggiungere gli obiettivi che ci avete sottolineato, in quanto crediamo che sicuramente prenderemo contatto con gli uffici comunali per verificare la possibilità di valutare come migliorare il riscaldamento del Polo Ferrara, come fare per cercare di intervenire nelle coperture che riguardano il Parco Alessandrini. Insomma, il nostro obiettivo di questa commissione è quello proprio di recepire tutte le lamentele che sono state fatte da parte vostra e cercare di raggiungere gli obiettivi che normalmente sono comuni, perché il nostro obiettivo è quello di cercare di far sì che migliori la situazione in tutti i campi dove voi giocate, perché come abbiamo detto anche all'inizio ci siamo resi conto del fatto che le Bolciofili sono un centro di aggregazione importante per le persone anziane, che tra l'altro considerata che la vita è in continuo aumento per tutti, hanno la possibilità di passare il loro tempo libero anche nelle Bolciofili e non solamente giocando a bocce, ma anche, come ho visto, passare stando di persona, facendo visita alle vostre sedi, giocando anche a carte, perché molti avete anche tavolini vicino ai campi dove potete giocare a carte e fare cose di questo genere, per cui penso che anche la struttura comunale debba rendersi conto del valore dell'attività delle bocciofile e al di là anche del loro specifico compito del gioco delle bocce fino a se stesso. Ma riteniamo anche che quanto è stato fatto in passato, che è stato recepito in buona sostanza bene da parte vostra per questa iniziativa che doveva essere fatta per Sant'Ambrogio, credo che potrà essere ripetuta, e a questo proposito potrà essere più preciso l'assessore Celestino. So che ho visto che c'erano qualcuno che voleva parlare tra i consiglieri. Ah, certo. Non lo so, adesso io non ho segnato. Beh, in qualità di presidente della commissione sport da 5 anni. Credo di avere la parola a Misani. La riprendiamo, Misani è un pezzo grosso. Di avere. No, allora. Sì, io volevo fare delle precisazioni, no? Le realtà che stasera abbiamo sentito delle bocciofili presenti in zona 4, c'è da dire che innanzitutto tutte, tranne il Furlanini, sono su suolo pubblico, cioè sono realtà sportive che utilizzano spazi pubblici. Ci sono delle realtà qui presenti, in particolare la bocciofila Lombardo, che ha una convenzione con il Comune di Milano. Le altre, io so per il passato che ho avuto come appunto ruolo di presidente della commissione sport, hanno dei contratti, diciamo, con l'amministrazione centrale, a differenza appunto di loro che c'è una convenzione come tutte le altre realtà sportive che ci sono sul territorio, realtà sportive comunali presenti sul territorio della zona 4. E in più voglio dire che le realtà come Alessandrini, voi non avete nessuna convenzione, è un gruppo di amici che si trova e giocano a bocce, non c'è niente di scritto, cioè chiunque può andare lì, può giocare, mentre nelle altre realtà ci sono dei soci che pagano una quota associativa che è diversa da associazione ad associazione, non è uguale per tutti come chi frequenta i centri anziani, che c'è una quota associativa di 10 euro per tutti. Qui la quota associativa la decide il consiglio direttivo. No, ecco, poi un'altra cosa importante, appunto, comunque vada, almeno lasciamo perdere il Furlanini, l'Alessandrini, le altre hanno proprio una conformazione con un consiglio direttivo, c'è un presidente e ci sono appunto i membri del consiglio e poi chiaramente ci sono i soci. Fanno delle assemblee pubbliche rivolte ai soci dove fanno relazione
dell'andamento della stagione che svolgono durante, con chiaramente anche la parte strettamente economica, una rendicontazione di quelle che sono le entrate, di quelle che sono le uscite delle attività. Ecco, io prenderei anche, e poi concludo, prenderei la segnalazione che è stata fatta da non tutti chiaramente, da quelle realtà che hanno aderito negli anni passati, cioè a quella famosa, quel famoso torneo appunto denominato torneo di zona 4, ed era un MAP. Di conseguenza io penso e credo che sia possibile ancora, perché era un MAP. Noi facevamo un MAP dove davamo cioè investivamo una cifra, veniva fatto questo torneo era il torneo di zona 4 delle bocciofile, e per la precisione erano 5 bocciofile che a rotazione davano la disponibilità della loro struttura. Chiaramente appunto il periodo è 7 di dicembre, fa freddo, e allora l'iniziativa la si teneva in ambienti chiusi. L'abbiamo fatta la prima volta alla bocciofila Forlanini, poi dopo l'abbiamo spostata al Polo Ferrara, e l'anno scorso l'abbiamo fatto alla bocciofila Lombardo, che sono le tre realtà chiuse. Poi è chiaro, abbiamo anche come è stato detto, Parco Formentano, che è coperta, però non è chiusa. Di conseguenza è impossibile pensare di fare il torneo lì. Ecco, allora se c'è la volontà, cosa che io onestamente credo ci sia, di continuare, magari sentire loro chi dei tre è ancora disposto a mettere a servizio la struttura. E una cosa importante è che quella cifra che il Consiglio di zona stanziava per l'evento non andava solo ed esclusivamente a chi gestiva la giornata cosiddetta sportiva dello sport. Nella delibera che andavamo a fare c'era anche un ritorno economico a quelle realtà che aderivano alla proposta. Cioè, per fare un esempio, tanto per essere, il Consiglio di zona investiva 1.500 euro per organizzare questo torneo, dedotte le spese organizzative, perché ci sono le spese organizzative per chi deve gestire l'evento, la rimanenza veniva distribuita fra le associazioni che partecipavano. In che modo? Dandogli acquistando dei prodotti, dei materiali di consumo per il... E questo, adesso mi collego in una forma ancora magari maggiore, era lo stesso criterio che è stato utilizzato per 2 anni nella famosa giornata zona 4 in movimento. È vero che il Consiglio di zona metteva a disposizione una cifra sostanziosa, però è altrettanto vero che anche lì, dedotte le spese di gestione da parte dell'ente che si aggiudicava il bando, una buona parte di soldi ritornavano comunque alle associazioni sportive, ed era un modo non di fare di distribuire i soldi fra virgolette a pioggia o a simpatia di un'associazione o meno. Cioè, si faceva la giornata, partecipavano 30 associazioni sportive, alla fine tanto poco, mi ricordo si parlava di 200-250 euro, non è che erano delle cifre astronomiche, però 250 euro moltiplicato 25 associazioni sono 5-6 mila euro, insomma. Di conseguenza, ecco, lo spirito era questo, e lo stesso spirito che è stato condiviso, perché se passavano le proposte, perché c'era una condivisione in questa aula qui, era proprio quello di dire promuoviamo attività sportive. Adesso, tornando ancora al discorso delle bocciofile, facciamo questo torneo, però in un alla fine riusciamo a soddisfare magari piccoli bisogni da parte delle associazioni che partecipavano, che hanno aderito all'iniziativa stessa, cioè che altrimenti sarebbero di sicuro, se veniva fatta una richiesta singola, magari la cifra da
da dare all'associazione era molto più alto. Grazie Pisani. Per la precisione volevo ricordare di fare i presenti che anche alla Borciofia del Parco Forlanini non c'è un'associazione, ma ci sono appunto delle persone che si recano lì al parco a giocare. Io li ho contattati e mi hanno detto che sarebbero venuti, però non mi sembra di vederli, per cui Parco Formentano, al Parco Forlanini. Parco Forlanini, ah, c'è, sì, una cioè, anche lì non c'è un'associazione, sono solo le persone che ho contattato e detto che sarebbero venute, quindi anche lì è una, quella è una realtà, anche quella di Borciofia del territorio. E poi un altro problema che ho parlato con alcuni cittadini che abitano in zona 4 al confine però con la zona 3, che è quella della Borciofia che si trova nel parterre di Area Argonne, anche lì il lavoro in corso. Zona 3, lo so che è zona 3, ma ci sono dei cittadini che abitano in zona 4 e che si recavano nel parterre a giocare. Il loro problema potrebbe essere ovviamente rimandato alla zona 3, però hanno delle esigenze particolari che mi hanno esposto e che volevo illustrare, e che sono quelle di far sì che possa essere istituito un campo di copertura, perché il loro materiale adesso viene ospitato dall'Acqua Bella a tempo determinato per via della metropolitana. Loro avrebbero necessità, questi cittadini che sono ovviamente della Borciofia, del Argonne, che fa parte del territorio breve, noi ci faremo carico di trasmettere al municipio 3 questa esigenza, ovviamente, sì, perché sono buona cittadini parte che risiedono nel nostro territorio. Adesso do la parola all'assessore Celestino. Una richiesta bella. Sì, grazie, grazie Presidente. Allora io cercherò di dare nel limite del possibile, insomma, delle informazioni che abbiamo, perché comunque ci siamo appena insediati, e le risposte ai quesiti che avete posto a me, al Presidente di Commissione. Allora, innanzitutto per quanto riguarda il torneo di Sant'Ambrogio, ci piacerebbe molto, molto, molto rifarlo anche quest'anno, ok? Cambiano però un po' i termini rispetto al passato. In che senso? Prima si poteva fare un'iniziativa, Pisani lo sa, in cui si conferivano da parte del consiglio di zona dei soldi, di un finanziamento direttamente all'associazione che lo organizzava, e questo si poteva fare in forma diretta. Oggi questa cosa non è più possibile, e quindi io direttamente questa settimana con il presidente Bassi e con gli altri assessori, ma in prima persona, cercherò di iniziare la procedura per far uscire il bando pubblico, perché bisogna fare un bando pubblico, diventa una procedura un po' più complessa, ci vuole qualche giorno in più, speriamo di farcela entro il 7 dicembre, ma credo proprio di sì. Comunque lo faremo uscire, poi parteciperà un'associazione a nome di tutte e si farà carico dell'organizzazione di quella che è questo torneo tra le bocciofile. Dobbiamo cercare di gestirlo così, comunque poi ci sentiremo. Un'altra cosa che volevo dire è, nel momento in cui fate le vostre assemblee con i vostri soci e volete comunque condividere quella che è l'attività annuale della vostra bocciofila e il rapporto anche col municipio, perché oggi non siamo più appunto consiglio di zona ma diventiamo municipio, contattateci, noi veniamo volentieri, partecipiamo volentieri anche alle assemblee per vedere qual è lo stato della situazione, quindi poi avrete il nostro numero di telefono, il mio numero di telefono, cioè come Pietro Celestino lo chiedete là ieri se ve lo dà. Nello specifico, allora il signor Guasco, dov'è? Lì in fondo, ok, perfetto. Allora io sono venuto anche l'altra volta con altri consiglieri in occasione della giornata dello sport. Allora lì il tema è un tema più strutturale di tutto il parco e quindi non riguarda solamente appunto la bocciofila. Allora i temi, le idee ci sono, bisogna vedere quali saranno i finanziamenti che il Comune di Milano ci darà per la realizzazione di opere sui parchi. Una delle idee che era emersa, che aveva avuto anche il consigliere Di Matteo che era con me, è quella appunto di richiedere la recinzione di quel parco, perché è un parco così importante per il nostro municipio, che è così delicato da un punto di vista anche appunto del verde, di quella che è la manutenzione, che recintarlo potrebbe essere un'idea.
ma non sappiamo quanto può costare, perché dobbiamo fare chiaramente delle valutazioni in merito e se ci sono le disponibilità. Nel breve potremo fare una delibera da parte della commissione con la firma dell'assessore sulla richiesta di bagni chimici da inserire all'interno del parco. Vedremo se poi farlo con la commissione Parchi e Verde, magari, in modo da posizionare 6-7 bagni chimici in diverse zone, anche vicino a voi chiaramente, ma anche in altre zone del parco. La copertura delle bocciofile è stesso discorso, dobbiamo trovare dei capitoli di spesa. In realtà i capitoli di spesa in questo momento li stiamo identificando, nel senso che abbiamo con il Comune di Milano iniziato una procedura che è quella di stesura del piano triennale delle opere pubbliche. Ci sono a disposizione per tutto il Comune di Milano per l'anno prossimo circa 200 milioni di euro per la manutenzione straordinaria, per tutto ciò che è opera pubblica. 200 milioni di euro sono niente, sono pochissimi rispetto al bilancio del Comune e alle necessità che il Comune ha. Cosa possiamo fare noi? Su indicazione della Giunta Comunale e del Sindaco definiamo tre progetti che sono dei progetti prioritari per il nostro municipio. Uno di questi progetti è sicuramente la ristrutturazione completa del Polo Ferrara, quindi noi indicheremo, come qui parlo con Mantovani, che prima indicheremo come diciamo primo punto per quanto riguarda la manutenzione delle strutture assegnate come patrimonio del municipio, perché il Polo Ferrara è proprio assegnato al municipio. Tra l'altro qui c'è l'assessore Schiaffino che si occupa proprio della partita di tutto ciò che è assegnato come struttura assegnata al municipio. Poi magari ci spiega meglio Laura in due minuti cosa vogliamo fare, però sicuramente ecco, il Polo Ferrara sarà uno di questi. E poi ci sono un paio di partite importanti che andiamo a giocare, che non saranno però solamente legate agli impianti sportivi, ma dovranno essere legate un po' a tutte le necessità del municipio, e ci stiamo ragionando. Su Viale Lazio, anche qui ci sono dei lavori necessari, il signor Poli mi sembra, non ha parlato prima, ecco, lavori necessari per questo tappeto verde che hanno, magari verrò a fare un sopralluogo per capire un attimo. È venuta a Bagnale, sì. Ok, sì, poi magari parlo con Carmine, perché ancora non me l'aveva detto. E credo che sia venuto per la questione del verde più che per il campo. Venuto per il campo, io ho fatto la richiesta e lui è venuto subito. Poi l'ho chiamato, gli ho detto che c'era la riunione, ma non lo vedo. Ah, no, è perché non so oggi dove sia. E sicuramente, se posso, vengo anch'io. Vediamo, dopodiché facciamo questo documento anche per questi lavori che potrebbero entrare nella partita però della manutenzione del verde. Adesso vediamo un attimo. Sul resto delle attività mi fa molto piacere sentire delle associazioni che mi dicono vabbè, qui abbiamo qualche problema, ma sostanzialmente le cose che vanno bene ci sono dei giovani, no? Perché è difficile, mi sembra che prima ne parlasse il Guidelli, Walter Guidelli, sì. E questa è una cosa molto positiva. Tra l'altro anche nella manifestazione per Sant'Ambrogio sarebbe bello allargare anche a qualche bocciofile in più questa volta, e magari cercare anche di fare una grande festa alla fine del torneo, no? So che alla fine di solito c'era qualcosa. Sì, facevano. Però magari gli organizzatori sono bravi, tutti bravi. Da Mantovania con un paio di bottiglie quando dormono, no? Dormono molto di più di quello che noi possiamo immaginare. Però questo è il. C'erano anche i premi per i Sì, i nostri premi. Ecco, adesso su questo tema spero di non aver dimenticato nulla. Buona. Lavora. Però ecco, noi siamo comunque disponibili, poi non solo il telefono, se volete lo lasciamo o lo chiedete alla Iris, basta la telefonata, tanto la Iris la conoscete tutti, e vediamo di venire a confrontarci direttamente all'interno delle vostre bocciofile. L'appuntamento per quanto mi riguarda è al questo torneo di Sant'Ambrogio, e prima però di magari chiediamo alla Schiaffino di raccontarci questa cosa del Polo Ferrara. Sì, la parola alla professoressa Schiaffino. In realtà la prima cosa che abbiamo fatto è quella delibera di giunta che citava lei sulle telecamere, perché venendo a fare il sopralluogo in coincidenza dell'incontro che abbiamo avuto con il direttore centrale di Brera, che si occupa della manutenzione di Casa Demanio, per il problema della sala al primo piano, di cui è stata ridotta la capienza a 99 persone.
abbiamo colto l'occasione di fare un sopralluogo, c'era il responsabile della cooperativa che gestisce, ci ha fatto notare un po' di questioni, quindi mi ha chiesto sulle telecamere che l'elettrificazione del cancello carraio per razionalizzare l'utilizzo del parcheggio e impedire che la Croce d'Oro quando esce di notte lascia aperto il cancello con le conseguenze che tutti sappiamo. Ovviamente queste non so, il patrimonio, il Polo Ferrara è assegnato al municipio, ma il municipio non dispone di un euro per fare la manutenzione straordinaria, è una delega senza soldi, già visto in altre occasioni, però possiamo chiedere, quindi il tema della manutenzione in realtà di tutti i lavori necessari per ottenere i certificati di prevenzione incendi nella sua totalità, abbiamo già menzionato in questa delibera di giunta. Queste questioni invece legate sia al riscaldamento che alle infiltrazioni, il gestore non ce le ha accennate, quindi volentieri, magari, e dato che dovevamo inserire nella priorità del piano triennale delle opere pubbliche sicuramente il Polo Ferrara, potremmo comprendere anche queste altre questioni che però il gestore non ci aveva accennato, quindi magari torno a fare un sopralluogo perché questa cosa dobbiamo farla rapidamente, quindi volentieri magari ci mettiamo d'accordo. Tenendo conto che temo che lì ci sia sul riscaldamento un problema vero strutturale, nel senso che probabilmente ci vuole un altro tipo di riscaldamento, non quello che c'è adesso che è ad aria, ma magari qualche sistema di irraggiamento, perché altrimenti si farà sempre freddo. Luca, poi ne parliamo. Grazie. Grazie al dottor Scottino. C'è qualche altro qualcuno che vuole intervenire? Non so se vuole fare basta, insomma, signor Guasco, non avevo detto niente, noi siamo 130 dal grazie. Va bene. Di quale bocciofila parliamo? 130? Mancavano alcuni, forse alcuni mi ha sfuggito, per esempio, non so quelli di Via Maspero quanti sono? Perché alcuni hanno detto quanti sono. Via Maspero, quanti sono? Il signor Merico. La cinquantina. 50. Circa. Poi scusate, per capire bene, quelle le bocciofile che sono su area privata, diciamo non comunale, sono quindi la bocciofila Lombardo, che in realtà è un'area comunale, credo, però è in concessione. Ah, Lombardo è in concessione. È in concessione, quindi come è il tennis ambrosiano? Quella... Concessione. Esatto. Siete, ma siete, avete una concessione autonoma o siete dentro complessivamente quel autonomo? Per un pezzo, anzi quasi accavallato, no? Sì. No. Sì. Beh, in teoria dovrebbe essere un'altra cosa. Sì, no, sì, c'è sì. Una, ma no, perché c'era una disquisizione, mi sembra, tra. Avete forse un panoporto di comunicazione o qualche passaggio? Poi c'è quella Forlanini che è in uso della parrocchia, sì. Giusto? Siete affittuari della parrocchia? No, paghiamo un affitto alla parrocchia, sì. Ok. E poi che altre? Sono tutte su area pubblica, comunali? Tutte aree pubbliche, le Lazio, poi c'è... Quelle sono tutte aree comunali, sono Maria due. Italia. E riassumendo, quindi quelle che ce l'hanno, che hanno il campo coperto e riscaldato, sono quelle su area privata, diciamo così. Forlanini e Lombardo. E Ferrara perché funziona il riscaldamento. No, c'è il riscaldamento però certo, si strati sono dei pannelli in alto che però non riscaldano mai. Noi teniamoci in contatto e vediamo di. Grazie di tutto. Ma che non vogliamo vedere là. Andiamo a trovare, bene. Mezzogiorno? Più o meno sì, ci siamo. Vediamo un po'. Grazie, arrivederci.